Buonasera, un saluto affettuoso a tutte le telespettatrici e a tutti i telespettatori di Pronto Medicina Facile, la trasmissione che il giovedì in prima serata su questa rete parla di salute e lo fa ospitando in diretta i migliori specialisti, non soltanto abruzzesi, disponibili a dialogare con voi e a rispondere alle vostre eventuali domande. Puntata in rosa, quella di stasera, puntata dedicata alle donne perché parleremo di una malattia complessa, dolorosa, spesso invalidante, piuttosto diffusa e talvolta purtroppo anche sottovalutata. Questa patologia è l'endometriosi. Come viene accertata in maniera precisa, soprattutto come può essere affrontata e trattata. Ci dirà tutto il nostro graditissimo ospite. Buonasera e bentornato nei nostri studi al professor Francesco Fanfani. Buonasera, Buonasera, professore. buonasera. Sorridente, ha avuto una giornata rilassante? Sì, normale, una giornata Quante normale. ore di sala operatoria? No, oggi diciamo soltanto la mattina, quindi abbastanza rilassante. Abbastanza. Professor Francesco Fanfani, direttore del reparto di ginecologia oncologica, ospedale Bernabeo di Ortona, ASL Lanciano Vasto Chieti. Intanto le chiedo, lei ha avuto un grande maestro da un punto di vista professionale, perché ha avuto il professor Giovanni Scambia, Gemelli di Roma, che è considerata un po' la massima autorità a livello nazionale in campo ginecologico. Quanto le è servito da un punto di vista della crescita professionale? Beh, tantissimo, io poi con lui ho studiato, mi sono laureato con lui, relatore di tesi, ed ero ancora associato, quindi dal 96 che lavoro con lui, anche perché stando qua non ho mai smesso di collaborare con lui dal punto di vista più scientifico, sono stato con lui a Campobasso, quindi diciamo che ho il papà, mio papà fa il ginecologo, quindi diciamo che ho un papà che fa il ginecologo e ho avuto un secondo papà, diciamo, professionale da Avete un punto una di sorta vista. di tara genetica in Sì, no, no, famiglia. diciamo, quindi sicuramente il rapporto con il professor Scambia è un rapporto che mi ha formato tantissimo. Da quanti anni è a Ortona a dirigere questo reparto di 3 anni ginecologia? che abbiamo aperto il reparto di Ortona, il nuovo reparto di Ortona dedicato appunto alla patologia della donna, in collaborazione con la senologia. Noi abbiamo quel reparto misto in cui c'è il professor Cianchetti che fa la storia, ha fatto la storia e sta facendo la storia di Ortona, e da 3 anni siamo sullo stesso reparto, condividiamo il reparto con la ginecologia oncologica, quindi un reparto dedicato ai tumori femminili. Attività prevalente del reparto da lei diretta? Attività in elezione. È un reparto di ginecologia a prevalente indirizzo oncologico, quindi non soltanto la patologia oncologica, ma anche la patologia benigna, tra cui appunto l'argomento di questa sera è uno di quelli più interessanti dal punto di vista culturale, tecnico e scientifico. Scientifico, senza trascurare attività in day hospital e day Sì, surgery anche. sicuramente anche quello. Noi quest'anno abbiamo superato gli 800 interventi nel 2018, di cui 2/3 di attività in regime ordinario e 1/3 in regime di day hospital, e quindi è un'attività distribuita in maniera abbastanza equa, in base anche alle disponibilità che abbiamo in sala operatoria di posti letto. Con pazienti che arrivano non soltanto dalla provincia di Chieti, dalle altre province abruzzesi e anche da fuori Sì, regione. diciamo che dreniamo per quanto riguarda la mobilità attiva, il Molise, qualcosa del Lazio e anche del sud delle Marche. Siamo riusciti in 3 anni a dare un po' di risalto al fatto che a Ortona ci fosse un centro di questo tipo, perché non è stato subito accettato per una paziente Ortona. Invece oggi, come oggi, abbiamo pazienti che vengono, ecco, anche da lontano, oltre che pazienti abruzzesi della nostra ASL e delle ASL limitrofe, insomma. E poi professore, perché è anche professore associato all'Università d'Annunzio di Sì. ostetricia e ginecologia. Sì, infatti quello è uno dei motivi principali perché io sono venuto in Abruzzo, perché c'era stata questa possibilità, e penso che anche per gli specializzandi della ginecologia è un momento importante di integrazione, anche di fare una patologia che prima non si faceva tantissimo qua, in maniera selettiva, in maniera ordinata e organizzata. Quindi didattica in aula e poi Sì, in sala tirocini in operatoria. sala operatoria. Professor Francesco Fanfani, a vostra disposizione fino alle 22:30, con lui parleremo soprattutto in particolare di endometriosi, ma ovviamente eventuali vostre domande o mail possono anche riguardare la sua sfera professionale di competenza e le vostre richieste, vi dicevo, a mezzo telefono o a mezzo mail, anche stasera devono passare necessariamente attraverso il sorriso della collega Edmondo. Ciao Gigliola. Ciao Paolo, buonasera a tutti. Con Francesco Specchiulli siamo prontissimi a ricevere le telefonate e le email.
0871 5873 230 5873 235 sono i numeri telefonici a disposizione, mentre l'indirizzo email è salute@rete8.it. Vi aspettiamo. Grazie, buon lavoro a te Giuliola, buon lavoro a Francesco Specchiulli in regia. Le chiedo subito, professore, che patologia è l'endometriosi? Io quando l'ho presentata nell'introdurre questa puntata ho parlato di una patologia molto complessa, dolorosa, invalidante. È realmente così? Sì, io aggiungerei sottostimata nella sua diagnosi, perché purtroppo, lo vedremo, è una patologia che si mischia ad altri sintomi che la donna spesso riferisce durante la sua età fertile. Appunto, è una patologia che si occupa prevalente nell'età fertile della donna e quindi va a impattare nella qualità di vita, nella qualità riproduttiva. È tecnicamente definita quando le cellule endometriali, che normalmente sono all'interno dell'utero, vi fuoriescono. Chiariamo subito un concetto importante, al di là delle classificazioni. Durante il mestro, mensilmente, la donna perde le sue cellule endometriali. Queste cellule hanno anche un reflusso retrogrado attraverso le tube e in alcune donne che hanno una predisposizione, probabilmente, si impianta l'endometriosi. Cresce l'endometriosi sotto forma di noduli o sotto forma di cisti, e questa patologia va a modificare quella che è l'anatomia funzionale e riproduttiva della donna e quindi a portare appunto a lesioni che possono essere superficiali o profonde a seconda della situazione in cui si vengono a trovare, a seconda anche di come la donna risponde a questo insulto, certo, infiammatorio. E soprattutto non lo sottovaluta. Sì, diciamo che bisogna stare attenti anche al contrario, nel senso che non tutte le donne che hanno dolore hanno endometriosi, anche perché dire a una donna giovane di 24-25 anni che non ha ancora iniziato il suo percorso riproduttivo hai l'endometriosi perché hai un dolore mestruale, le getta addosso un fardello molto pesante, perché poi internet, le amiche, le conoscenti, non avrai figli, non è un messaggio corretto, bisogna saperla diagnosticare, studiarla e diagnosticarla con correttezza. Ed è quello che vogliamo fare in quest'ora di trasmissione. Quanto è diffusa e fasce di età più colpite? Allora, sulla diffusione ci sono delle incidenze che vanno dal 5 al 15%, quindi anche qua vi fa capire quanto è varia la diagnosi, perché la diagnosi tecnicamente viene fatta attraverso una biopsia, spesso laparoscopica, spesso chirurgica. Oggi come oggi, con l'ecografia, lo vedremo, con altri metodi di indagine, la diagnosi può essere anche semplicemente clinica. La diagnosi si fa in fasce d'età fertili, quindi dai 20-40 anni. Quello che è importante è che si associa prevalentemente a un dolore pelvico e o all'infertilità. La donna si va dal ginecologo perché ha un ciclo doloroso o perché non riesce ad avere gravidanze. E l'endometriosi è spesso causa di entrambi questi segni e sintomi, quindi va sospettata, va indagata. E c'è un problema, che è una patologia che tende a recidivare oppure a persistere, essendo una condizione fisiologica della donna, appunto la mestruazione, certo, più che fisiologica, il fattore di rischio non riusciamo ad abolirlo, se no dovremo togliere alla donna l'attività mestruale. Vi proponiamo adesso la scheda che ha preparato Giuliola anche per questa puntata di Pronto Medicina Facile. Intanto abbiamo introdotto che cos'è l'endometriosi, chi colpisce e soprattutto a quali rischi sottopone la donna. Vediamo quali altre considerazioni ci fa sviluppare Giuliola con questo suo video. In Italia circa il 5-10% delle donne è affetto da endometriosi, pari a circa 3 milioni di casi nei vari stadi clinici. Tale percentuale arriva al 25-40% nelle donne infertili, fino a toccare il 60-70% in coloro che hanno dolore pelvico cronico. Il picco si verifica tra i 25 e i 35 anni, ma la patologia può comparire anche in fasce d'età più basse. Sebbene non siano molte le informazioni deducibili sull'incidenza della malattia, il suo andamento nel tempo suggerisce un trend in aumento tra le donne in periodo improduttivo. Ne soffrono 150 milioni di esponenti del gentilsesso nel mondo ed è una delle principali cause di infertilità femminile. La diagnosi arriva spesso dopo un percorso lungo e dispendioso, il più delle volte vissuto con gravi ripercussioni psicologiche per la donna. Come per molte altre patologie, la prevenzione è fondamentale e quindi soltanto mediante controlli periodici dallo specialista è possibile effettuare tempestivamente una
diagnosi precoce. Si evitano così dolori fisici e psicologici e il rischio che la malattia comprometta la fertilità e quindi la progettualità di una maternità per la donna e di genitorialità per la coppia. Queste le indicazioni che ci ha dato Gigliola, le chiedo, professore, è d'accordo con quanto, con le nostre rilevazioni, diciamo così, e solitamente dove si sviluppa maggiormente questa patologia? Tanto mi complimento perché è estremamente completa nel messaggio e soprattutto anche nell'iconografia. Ci sono due punti che voglio giusto ricordare. Uno, le zone della pelvi femminile in cui possiamo trovare endometriosi, che non è soltanto l'utero e le ovaie. Tutti quei puntini rossi che si accendevano ci fanno vedere come l'endometriosi è una patologia che può anche interessare gli organi limitrofi a quelli riproduttivi, quindi vescica, retto, legamenti, a volte anche l'intestino alto, il diaframma, ed è una patologia che va nel peritoneo e che quindi può diffondere a livello peritoneale. Molti, diciamo, ricercatori la definiscono una patologia simile alla patologia oncologica nella capacità che ha di diffondere. Naturalmente non ha la capacità di invadere o di infiltrare, però può interessare molti organi e l'impatto di queste eventuali multilocalizzazioni può essere molto importante dal punto di vista sintomatologico. È una patologia molto studiata negli ultimi anni, ne conosciamo le cause, siamo arrivati a definirne le cause. Ancora oggi si parla di teoria di insorgenza di endometriosi, non abbiamo certezze. Io, insomma, in 20 anni che mi occupo di ginecologia, da quando mi sono più o meno specializzato, devo dire che è cambiato molto nell'approccio diagnostico, terapeutico. Per dirlo in senso stretto, prima si dava molto più risalto alla chirurgia e oggi si dà molto più risalto alla terapia medica. Questo è un messaggio molto importante. Non è un passaggio importante. Un passaggio importante perché poi la chirurgia, essendo una chirurgia che si fa in donne giovani, deve essere limitata e deve essere conservativa della loro capacità riproduttiva, che già in parte viene intaccata dall'endometriosi. Se ci mettiamo anche la mano grezza del chirurgo, spesso il danno è troppo importante. C'è familiarità, predisposizione sicuramente genetica? Sicuramente sì, diciamo che più che predisposizione genetica, familiarità. Cioè, non conosciamo ancora dei geni che si associano al rischio di insorgenza di endometriosi, però come molte patologie, l'anamnesi familiare ci può aiutare a sospettare o a individuare anche in donne giovani in cui non abbiamo tanti elementi diagnostici l'endometriosi. Il ciclo mestruale, un ciclo mestruale non regolare potrebbe incidere sullo sviluppo di questa patologia? L'endometriosi non agisce sul ritmo mestruale, agisce sul dolore mestruale. Quello che è importante è che la sintomatologia associata all'endometriosi ha un picco durante il mestro, sia che sia una sintomatologia tipicamente genitale, ma che sia anorettale, che sia vescicale, deve avere nella fase mestruale il suo acme di sensibilità e quindi sicuramente il ciclo, non tanto come ritmo, ma come intensità del dolore. Deve incidere. Abbiamo preparato delle diapositive anche per capire bene quali sono i sintomi, i segni tipici di questa patologia. Possiamo vedere la prima, il professor Fanfani ce li può spiegare. Sicuramente questi sono i 5 elementi che poi il ginecologo deve, quando intervista la paziente nell'anamnesi, deve assolutamente investigare. Dolore pelvico cronico, cioè il dolore indipendente dal ciclo, anche perché se poi l'endometriosi è una patologia non trattata o mal diagnosticata, spesso porta a conseguenze non soltanto limitate al ciclo mestruale, ma anche alla fase non mestruale. La dismenorrea è tipicamente il dolore durante la mestruazione e che viene valutata attraverso una scala analogica, cioè alla paziente viene chiesto un punteggio da 1 a 10 con cui riferisce il dolore. La dispareunia è il dolore al rapporto sessuale, perché anche questo è un punto importantissimo. La donna che ha endometriosi può avere difficoltà, dolore durante i rapporti. E immaginiamo e pensiamo a capire quanto questo è la condizione nella sua capacità di relazione, quindi non soltanto l'infertilità, ma anche la difficoltà, il dolore al rapporto, con il quale sicuramente la donna si confronta molto malvolentieri anche in ambiti di anamnesi. La disuria, il dolore durante la menzione, o la dischezia, il dolore durante la defecazione,
che è tipico di quando l'endometriosi interessa l'intestino e fa perdere l'intestino con la sua funzionalità di mobilità, di peristalsi, e quindi crea delle placche fibrose che danno dolore durante la dischezia. Dischezia. E l'infertilità, che più che un, che un sintomo è un segno, cioè una conseguenza, perché se io vado ad alterare tutto quello che è il rapporto anatomico tra tuba, ovaio e utero, posso causare un'infertilità, ed è una causa spesso di infertilità nelle giovani coppie. Altra diapositiva che abbiamo preparato. Questo è un po' un concetto importante, ed è quello che poi tutto si riflette su quello che è l'immagine che la donna ha di se stessa. Considerate che è stato calcolato che l'endometriosi è la principale causa di assenteismo del lavoro nei paesi sviluppati, cioè le donne rinunciano ad andare a lavorare malvolentieri, legato al fatto che 3-4 giorni al mese sono impossibilitate dal dolore che hanno ad andare al lavoro, e questo impatta. Il costo che ha la mancanza di andare al lavoro di queste donne è superiore ai soldi che si investono per curare l'endometriosi, quindi c'è un problema anche socio-economico, insomma di socio-sanitario, che mi sembra va anche non trascurabile. Assolutamente no. Ultima diapositiva che abbiamo preparato è questa, è una malattia multifattoriale, perché professore? Perché ci sono degli elementi sicuramente meccanici, come il reflusso di sangue attraverso le mestruazioni, ci deve essere una disfunzione ormonale, ci può essere una familiarità, ci deve essere anche sicuramente una predisposizione della paziente, perché il reflusso di sangue attraverso le tube accade in tutte le mestruazioni, in tutte le donne in età fertile, però abbiamo visto che l'incidenza sta tra il 5 e il 15%, quindi probabilmente c'è un microambiente peritoneale in alcune pazienti che favorisce lo sviluppo e il peggioramento dell'endometriosi fino a farla diventare sintomatica. Tutti questi sintomi che abbiamo appena visto possono essere scambiati, portarci su una diversa strada all'atto diagnostico, nel senso possono essere scambiati per un'altra patologia? Sicuramente la diagnosi differenziale è molto complicata nell'endometriosi, è una diagnosi differenziale che non si può basare soltanto sull'anamnesi, ma che richiede delle indagini strumentali specifiche. Viene calcolato che circa 10 anni di dato diagnostico, ed è tantissimo, in oncologia non ce lo possiamo permettere, nell'endometriosi ce lo permettiamo malvolentieri, però in questi 10 anni la donna, la giovane donna, la ragazza e poi giovane donna appunto subisce mensilmente, quindi 12-14 volte l'anno, problematiche di dolore molto importante, e quindi probabilmente lo sforzo che deve essere fatto è non esagerare da un lato nel diagnosticare endometriosi in maniera troppo facile, ma da non trascurare l'ipotesi diagnostica e quindi approfondire dove c'è un sospetto reale attraverso indagini mirate, indagini strumentali, sierologiche e cliniche adeguate. A proposito di indagini, la diagnosi come la facciamo? Oltre ad un'anamnesi accurata, quali esami, quali accertamenti vengono prescritti per arrivare proprio a una diagnosi precisa? Allora, sicuramente il concetto del sospetto clinico ci guida a fare degli esami mirati, quindi non fare esami tanto per farli. Dove ci sia il sospetto di endometriosi, sicuramente dalla visita ginecologica già noi possiamo acquisire degli elementi chiari che ci fanno supporre appunto la presenza di endometriosi. Oggi come oggi è impensabile fare una visita ginecologica senza l'ausilio dell'ecografia, quindi un'ecografia transvaginale dove possibile ci consente quasi sempre di individuare l'endometriosi quando c'è un'endometriosi ovarica, quando c'è la cisti endometriosica. Diverso è quando non c'è un'endometriosi ovarica e quando c'è un'endometriosi peritoneale, la cui diagnosi ecografica è molto più complessa, non è a disposizione di tutti i ginecologi che fanno l'ecografia e bisogna essere molto esperti per identificare l'endometriosi profonda a livello ecografico, però è un elemento importantissimo quello appunto dell'endometriosi. E poi valutare il concetto di fattore di rischio che abbiamo detto prima, sono tutte quelle condizioni che favoriscono, che espongono la donna alla mestruazione. Il concetto è che l'endometriosi è tessuto sensibile agli ormoni che la donna ciclicamente produce, quindi tutti quei fattori che aumentano il numero di cicli, quindi la nulliparità, cioè la mancanza di gravidanze, le prime mestruazioni in età molto precoce o tardiva, la menopausa tardiva, favoriscono l'insorgenza, lo sviluppo e la crescita dell'endometriosi, che si associano quindi alla comparsa e al peggioramento dei sintomi. Altra diapositiva. Questo è un po' sì, un algoritmo diciamo di trattamento nel quale viene considerata sicuramente anche l'approccio chirurgico finale diagnostico. Oggi rispetto a qualche anno fa, lo dicevamo prima,
non è necessario sempre fare una biopsia per dare la diagnosi di endometriosi. Ci sono degli elementi clinici, ecografici, se vogliamo di risonanza magnetica, più che adeguati per poter considerare la donna affetta da endometriosi e iniziare a curarla, a trattarla. Ultima diapositiva che abbiamo preparato per questa serie. Tra l'altro questo c'è un movimento che il professor Fanfani ci spiega. Sì, questo è perché diciamo che anche a me, che sono un non esperto ecografista, quando metto una sonda sulla pancia di una donna e vedo questo tipo di immagine che ha una caratteristica inconfondibile e penso a quello che è il corrispettivo anatomochirurgico, è facile diagnosticarla. E questo è il caso facile. Come dicevo prima, è il caso difficile quando non c'è la cista endometriosica ma c'è l'endometriosi. Quindi anche l'ecografia, un po' come la chirurgia, non è più una cosa che sanno fare tutti. La chirurgia di alcune patologie viene accettato che si invia al chirurgo esperto. Se io ho una paziente in cui sospetto un'endometriosi, la mando a un ginecologo esperto che fa ecografia di endometriosi, non la mando al ginecologo. Io stesso non faccio ecografie per endometriosi perché ritengo che sia necessario fare un apprendimento importante per poterla diagnosticare, classificare e studiare. Serve un vero esperto. Serve un esperto di ecografia. Ci spiega che cos'è quella? Quella in basso a sinistra è una cisti ovarica aperta sul campo operatorio con all'interno questo contenuto che viene definito cioccolato, cisti cioccolato, sì, no? È un dolce praticamente. È un dolce, sì, sì, tipico, non so di quale zona, mi verrebbe non saprei che a quale zona. Comunque il concetto è sangue che mensilmente viene perso all'interno della cisti, si accumula, si coagula e dà questo colore tipicamente scuro del sangue coagulato. Quindi. Che rapporto c'è, professor Fanfani, tra endometriosi e infertilità? Se noi andiamo a considerare quant'è la prevalenza delle donne che hanno infertilità, in cui troviamo endometriosi, la vediamo in percentuale molto più elevata di quella della popolazione non infertile. Quindi c'è sicuramente un nesso causale e casuale, non soltanto tra la presenza di endometriosi e infertilità. Quindi il concetto è che il tasso di fertilità appunto varia dal 15 al 20% per mese e decresce della donna. Nelle donne che hanno endometriosi il tasso di fertilità si riduce di circa 10 volte. Quindi è molto importante valutare in donne infertili la possibilità che sia presente endometriosi, che questo non vuol dire chirurgia, vuol dire gestire in quella donna, in quella coppia, quando partiamo di fertilità, anche l'endometriosi come fattore limitante alla riproduzione. Altra diapositiva che abbiamo preparato sempre per questo rapporto tra endometriosi e questo è un po' una sintesi, mentre viene fuori che vedete le percentuali sono più alte, dal 25 al 50% delle donne infertili abbiamo endometriosi e dal 30 al 50% delle donne con endometriosi troviamo infertilità, quindi sicuramente c'è un nesso importante che va studiato e che ancora oggi è elemento di studio e di ricerche importanti, perché non c'è sempre una soluzione medica o chirurgica all'infertilità dell'endometriosi, a volte è un'infertilità che non riusciamo a superare, neanche con le più moderne tecniche. Ultima diapositiva che abbiamo preparato, questa è già un po' più complessa, ce la devi spiegare. Sì, diciamo che sono elementi importanti, lo dicevo prima 15 anni fa si pensava che tutte le donne con endometriosi dovevano andare in sala operatoria, bisognava fare almeno una laparoscopia e fare diagnosi istologica di endometriosi, ma oggi abbiamo degli elementi clinici appunto diagnostici che ci consentono di dare diagnosi di endometriosi anche senza la chirurgia. La chirurgia non è che non ha un ruolo nell'endometriosi, ha un ruolo molto importante, deve essere una chirurgia minimamente invasiva, quindi con un approccio laparoscopico che è considerato lo standard del trattamento di queste patologie, ed è un ruolo fondamentale delle donne in cui non riusciamo a gestire il dolore con la terapia medica e vogliamo dare alle donne con endometriosi la possibilità di una gravidanza spontanea, che è un obiettivo molto importante, che evita eventualmente di dover ricorrere alla riproduzione medicamente assistita e che quindi consente alle donne anche di recuperare dal punto di vista della naturalità la ricerca della gravidanza. La chirurgia deve essere una chirurgia finalizzata a recuperare l'anatomia pelvica e considerate che in oncologia esiste quasi sempre un trattamento demolitivo, tecnicamente è molto più complesso rimuovere tutto che conservare una parte, quindi la chirurgia dell'endometriosi è richiesta una
capacità di riconoscere gli elementi chirurgici fondamentali a essere il più possibile conservativi. Naturalmente un po' un concetto, l'endometriosi non può essere trattata da un singolo specialista, già vi ho fatto vedere che serve un buon chirurgo, un buon ecografista, serve chi si occupa di riproduzione, serve chi conosce la donna dal punto di vista psicologico, chi affronta le problematiche che l'endometriosi causa nella donna, nella sua relazione anche di coppia, e quindi il team multidisciplinare è fondamentale, certo, in questo ambito. Prima di parlare di terapia, tra l'altro devo andare anche in pubblicità, tra poco le chiedo, incide tantissimo l'età della donna nello sviluppo anche di questa patologia? Diciamo che quello che incide maggiormente è da quanto tempo quella donna ha l'endometriosi, perché se la situazione è gestita tardivamente, come spesso purtroppo abbiamo visto accade, la capacità che noi abbiamo con la terapia medica di recuperare il sintomo, di gestire la patologia senza dover ricorrere alla chirurgia è una possibilità molto remota, e quindi purtroppo lo sforzo che deve essere fatto è quello di iniziare a trattare l'endometriosi il prima possibile, cioè essere più bravi nel diagnosticarla, nel trattarla, e quindi di ridurre il rischio di compromettere in maniera irrecuperabile la funzione riproduttiva. Nei casi, parliamo anche di terapia, c'è ancora un minutino poi vado in pubblicità, nei casi meno gravi, professore, si può tenere sotto controllo in osservazione, e se sì, come la si controlla? Le linee guida ci dicono, se la paziente è asintomatica o paucisintomatica, non dobbiamo trattarla né dal punto di vista medico, men che meno dal punto di vista chirurgico, cioè non sottoporre inutilmente pazienti a terapie mediche, che sono terapie ormonali, e a terapie chirurgiche, quindi assolutamente risparmiarla. Primum non nocere, ci fanno dire, certo, no? Quindi assolutamente d'accordo su uno dei nostri. E ogni quanto tempo viene sottoposta a un controllo? Ma è una patologia benigna che secondo le linee guida richiede un controllo non più che annuale, se non ci sono modificazioni dei sintomi non è necessario fare controlli più ogni anno ravvicinati. Sono quasi le 22, vado in pubblicità, tra poco la seconda parte di questa puntata di Pronto Medicina Facile dedicata all'endometriosi, ci vediamo tra pochissimo. Di nuovo in diretta da studio per la seconda e naturalmente ultima parte di questa puntata di Pronto Medicina Facile dedicata all'endometriosi, puntata dunque riservata soprattutto alle donne. Ne stiamo parlando con il nostro graditissimo ospite, il professor Francesco Fanfani, direttore del reparto di ginecologia oncologica dell'ospedale Bernabeo di Ortona. Eravamo arrivati al termine della prima parte della trasmissione a come si interviene da un punto di vista terapeutico per questa patologia. Ci arriveremo tra poco, perché prima do spazio a Gigliola, perché sono arrivate al nostro indirizzo alcune mail. Gigliola. Sì, c'è una nostra telespettatrice che scrive: sono stata una paziente del professor Fanfani, la scorsa estate mi ha effettuato un intervento di isterectomia a causa di un carcinoma e vorrei cogliere l'occasione di questo prezioso programma informativo per tornare a ringraziarlo, oltre che per l'indiscussa competenza e l'alta professionalità, anche per l'umanità e la disponibilità dimostrate. Spero che il professore voglia anche fugare un mio dubbio in merito ad un'apparente laparocele su pregresse incisioni chirurgiche. Quando è consigliabile l'intervento chirurgico? Può essere trattato solo chirurgicamente oppure esistono altre metodiche? E quali sono gli eventuali rischi? Allora, andiamo con ordine, perché mi sembra che sono tre le domande. Tre domande. Tanto complimenti, per se le guadagnate tutti i complimenti, sì, di questa telespettatrice. Allora, la parocele. La parocele su incisioni chirurgiche pregresse. Pregresse sono qualcosa di possibile. Allora, il concetto è questo qua: la chirurgia minimamente invasiva, che è quella che noi cerchiamo di fare in tutte le pazienti, ha tra i vantaggi anche quello di ridurre al minimo il rischio di ernie su incisione, che appunto prendono il laparocele. Il laparocele può svilupparsi, esistono dei fattori di rischio che sono appunto le chirurgie ripetute, anche alcune condizioni della paziente tipo l'età, l'obesità se presente, il fumo, il diabete sono fattori di rischio. Il trattamento chirurgico va riservato a quelle condizioni in cui il laparocele va a
creare disturbi della funzionalità digestiva, dove ci sono delle, appunto, la possibilità che si causino, che si formino delle ernie intestinali all'interno di questi, di appunto questi laparoceli. Quando c'è questa sintomatologia che la paziente riferisce con dolore o disturbi all'alveo, bisogna ricorrere al chirurgo generale, che è il chirurgo deputato, lo specialista deputato alla questione della laparoscele, e qui c'è indicazione chirurgica. L'ultima, vedo che Gigliola è al telefono, ma credo che il terzo aspetto di questa domanda a più parti, diciamo così, era se c'è un'alternativa alla chirurgia, se non ricordo male. L'alternativa alla chirurgia dipende la sintomatologia. Dove c'è la parocele, dove si fa diagnosi, si può prevenire il peggioramento, non c'è una terapia non chirurgica, c'è il dimagrimento ove ci sia necessità di dimagrimento, elementi contenitivi come fasce elastiche, però spesso poi è una condizione che tende a peggiorare nel tempo, un po' come le ernie. Significa solo rinviare. Esattamente. C'è una telefonata, mi dice Gigliola, per il nostro ospite, sono le 22.07, pronto Rete 8? Sì, pronto, buonasera. Sì, da dove chiama, signora? Chiamo da Chieti. Prego, buonasera. E volevo chiedere informazioni. Allora, mi è stato diagnosticato un polipo all'utero, tenendo conto che sono risultata positiva all'HPV e in cura, sotto cura, facendo due volte la colposcopia, la seconda volta la lesione si è ridotta di tantissimo. E quindi il mio dottore mi consiglia di fare un piccolo intervento per togliere il polipo e di conseguenza fare un, non so, ripulire, togliere la lesione, diciamo, in termini, diciamo, non tecnici. Quindi volevo sapere se effettivamente il polipo va, si può curare o per forza devo fare l'intervento. Sì, allora resti in linea perché se il professor Fanfani deve chiedere qualche cosa. Allora, innanzitutto l'infezione da HPV non è un fatto di rischio per i polipi endometriali o cervicali. L'HPV è un fatto rischio per le displasie del collo dell'utero, quindi la presenza di un'infezione da HPV e di un polipo endometriale o cervicale possono coesistere. L'indicazione al trattamento del polipo, cioè se il polipo è sintomatico, sanguinamenti intermestruali, no, però al momento della colposcopia era sanguinante. Sì, però bisogna fare diagnosi differenziale tra un sanguinamento dovuto a un polipo o una lesione cervicale da HPV. È probabile che il collega abbia ravvisato la necessità di trattare entrambe le cose, anche perché la sola HPV come infezione non è un elemento che richiede un trattamento chirurgico se non c'è una displasia che si diagnostica con il pap test o con la biopsia. Sì, infatti io lunedì sono già stata richiamata, dopo un anno devo fare l'HPV, il test, e quindi aspetto questa risposta. E poi il dottore mi ha detto, a seguito di questa risposta, che potrebbe essere anche negativa perché la lesione si è ridotta di abbastanza attraverso una cura che ho fatto, e dopo di questo voleva intervenire per togliere il polipo. È corretto, perché l'infezione da HPV senza displasia va controllata a un anno. Se a un anno persiste l'infezione, è necessario un approfondimento che può essere anche bioptico. Quindi perfetto. Quindi lei consiglia che comunque l'intervento per il polipo va fatto? Secondo me, se le posso, sì, va fatto, perché soprattutto è un qualcosa che può comunque ingrandirsi e dare sintomi. Ecco, infatti, quello, volevo questa conferma. La ringrazio e complimenti per la trasmissione anche al dottore. Grazie, segue i consigli del nostro esperto. Altra telefonata, pronto Rete 8? Pronto? Pronto, buonasera. Sì, da dove chiama, grazie, signora? Io chiamo da Chieti. Sì. Sì, praticamente io volevo chiedere una cosa. Ho una storia di endometriosi molto lunga. Volevo sapere però, perché una cosa non è molto chiara, se in menopausa questa malattia in un qualche modo guarisce, oppure, perché mi hanno detto che in realtà una vera e propria, diciamo, conclusione della malattia non c'è. Sì, resti in linea. Allora, è una malattia ormonosensibile, quindi normalmente in menopausa si riduce in maniera importante la sintomatologia associata alla presenza di endometriosi, non regredisce completamente, quindi rimangono le cicatrici dell'endometriosi, rimane la cisti, rimangono i noduli, e quindi da un punto di vista sintomatologico alcuni sintomi, in particolare quelli meccanici, dolore ai rapporti, dolore alla defecazione, possono rimanere. Scompare il dolore mestruale perché scompare la mestruazione. E c'è un altro fatto importante da prendere in considerazione: chi ha un'endometriosi importante si tende a, e quindi ha lesioni, ha noduli, ha cisti,
si tende a consigliare una rimozione preventiva di utero e annessi in presenza di endometriosi per un rischio, di cui magari poi discutiamo più avanti, di associazione di un rischio maggiore di sviluppare il tumore dell'ovaio. Quindi una donna che va in menopausa e che ha un'endometriosi importante, che ha fatto pregressi interventi e che ha sintomatologia importante, può dover ricorrere a una chirurgia preventiva. Signora, altre domande, altri chiarimenti? No, mi sembra tutto chiaro. Grazie. Finalmente ho capito come mai. Grazie. Grazie, grazie a lei. Grazie. Altra telefonata, mi sembra di capire. No, c'era. No, è caduta la linea. Gigliola aveva altre mail per il professor Fanfani. Allora, la telefonata era di una signora che voleva fare soltanto i complimenti per la trasmissione al professor Fanfani, non voleva intervenire, ecco perché la ringraziamo. Ho fatto segno di no. Sì. Ci sono però delle email, la prima, la mail che vado a leggere adesso, mia madre è morta a seguito di cancro dell'endometrio, io ho 71 anni e senza disturbi, a 40 ho subito un'isterotomia per cisti benigna con salvataggio di un ovaio. Posso sentirmi al sicuro oppure mi consiglia di fare qualche accertamento per sicurezza? Luciana da Tortoreto. Sì, professore. No, l'unico consiglio è di fare controlli ecografici annuali dell'ovaio residuo, quello che è stato salvato, perché comunque è un organo che in menopausa va continuato a essere controllato con controlli ecografici seriati. Insomma. Altra telefonata mi sembra di capire da Gigliola? No. C'è una telefonata in linea, mi fate sapere dalla regia? No, stavo parlando al telefono. Allora, parliamo della nostra terapia per l'endometriosi. Terapia farmacologica, sì. Quando è fattibile, professore? Allora, la terapia farmacologica deve essere sempre il primo approccio alla paziente con endometriosi. La terapia chirurgica va riservata o al fallimento della terapia medica o al peggioramento dell'endometriosi nonostante la terapia medica. E la terapia medica ha degli elementi vari, c'è una terapia sintomatica che è quella semplice antinfiammatorio che la donna prende durante il ciclo mestruale perché ha dolore, già quella è un trattamento perché l'endometriosi causa infiammazione, se io uso un antinfiammatorio tratto l'effetto dell'endometriosi. Un'altra terapia ormai quasi in disuso, però efficace, è la menopausa farmacologica attraverso il blocco della funzione ovarica con gli analoghi delle gonadotropine che però causano nella donna appunto che trattiamo tutti gli effetti collaterali negativi della menopausa, mi riferisco alla sintomatologia vasomatoria, all'abbassamento del picco di massa ossea e quant'altro. Mentre il concetto principe del trattamento dell'endometriosi è bloccare l'ovulazione. Con il blocco dell'ovulazione blocchiamo in maniera molto efficace il sanguinamento dell'endometriosi e quindi la conseguente infiammazione che il sanguinamento causa è la crescita del nodulo o delle cisti. Abbiamo due elementi cardini del blocco dell'ovulazione, sono elementi che danno anche contraccezione, quindi l'estroprogestinico, la terapia che combina gli estrogeni al progesterone o il progestinico. Oggi come oggi lo standard di trattamento di prima linea dell'endometriosi deve essere considerato il solo progestinico, il regime continuativo, tutti i giorni una compressa, che in questo tipo di somministrazione causa un'atrofia dell'endometriosi e una riduzione quindi degli effetti. Tutte le terapie mediche non hanno una capacità di curare l'endometriosi ma di gestire il dolore legato all'endometriosi, non tolgono l'endometriosi ma ne curano gli effetti. Certo. Ultimo, i sintomatici alla bisogna, sì, un attimo solo, finiamo con queste sì, cose, alla bisogna. Sì, sì, naturalmente una delle cose importanti è valutare l'efficacia della sintomatologia, del controllo della sintomatologia con la terapia, tanto che la donna che fa progestinico o contraccettivo dovrebbe non richiedere più l'uso dei sintomatici perché ha un controllo completo della sintomatologia. Certo. 22:16, do spazio volentieri a quest'altra telefonata. Pronto, Rete 8? Pronto. Buonasera, dottore. Sì, da dove chiama, signora? Io chiamo da Pescara. Prego. Siccome ho fatto due volte la parociele, mi ascolti? Sì, sì, ascoltiamo. Ho fatto l'operazione della parociele, ho fatto due volte.
Adesso ho lo stesso problema, dovrei rioperarmi un'altra volta perché ho di nuovo l'ernia. Allora, quando ha riparato nelle altre occasioni la procele, ha messo una protesi o ha fatto soltanto una riparazione senza protesi? No, io penso che la prima volta l'ho fatto a 35 anni, la seconda volta a 40. Adesso ne ho 63, però ho lo stesso problema. Penso che mi hanno messo una rete, penso, non lo so. Una volta si diceva così. Giustamente. Non lo capisco. Se è sintomatico, cioè se le dà disturbo, che può essere anche disturbo anche estetico, gonfiore, c'è indicazione chirurgica al trattamento. Soprattutto se è recidivato, sicuramente è un problema anche legato al fatto che probabilmente oggi ci sono dei materiali protesici molto più efficaci di quelli di 20 anni fa, quindi anche da questo punto di vista la tecnologia ci aiuta e aiuta le pazienti a ridurre il rischio di recidive. Comunque se la sintomatologia della procele è presente, va valutata da un chirurgo generale e probabilmente va fatto un trattamento di nuovo. Dovrei fare una visita da un chirurgo per essere consigliato. Da un chirurgo generale, certo. Sì. Esattamente. Okay. È perché mi dà fastidio tanto. E allora secondo me il consiglio è di farsi vedere. Oggi pensi che molti dei laparocelli che vengono trattati possono essere trattati con chirurgia laparoscopica e l'approccio laparoscopico riduce il rischio di recidiva perché evita di riaprire in quel punto la cicatrice che già due volte. Io non vorrei fare un'altra volta quell'operazione due operazioni molto invasive. Infatti laparoscopia, se c'è l'indicazione giusta, secondo me è un'ottima opzione. Grazie alla signora, vado di fretta perché do spazio volentieri a un'altra telefonata. Pronto, rete 8? Pronto. Buonasera, mi scusi. Da dove chiama? Buonasera a lei, signora. Da dove chiama? Grazie, da Chieti. Sì, prego. Grazie, dottor Castignani. Prego. Volevo chiedere al professore, io mia figlia all'età di 20 anni abbiamo scoperto che aveva l'endometriosi. Ha subito un intervento di 7 ore, gli sono state salvate le ovaie, ma purtroppo non potrà avere bambini. Io volevo chiedere, ma questa malattia così importante non dovrebbe essere considerata invalidante per una donna? Come fa una donna ad andare avanti con questi dolori, continuare a prendere sempre un contraccettivo? Non crede che sia una malattia che dovrebbe essere riconosciuta da un punto di vista dell'indennità, perché... ma credo che lo sia, professore. Assolutamente, io ho avuto la fortuna di lavorare in Friuli Venezia Giulia nel 2013 a Trieste. È stata la prima regione d'Italia a riconoscere l'endometriosi come malattia sociale e quindi a dare alla donna dei giorni di permesso di astensione del lavoro rispetto a altre patologie invalidanti, non l'endometriosi. Quindi sicuramente chi tratta l'endometriosi o purtroppo chi ne è affetto solo sanno quanto è invalidante, quindi sono totalmente d'accordo con lei. È stato riconosciuto a livello nazionale l'accesso a esami diagnostici gratuiti con esenzione per chi ha endometriosi, donne con endometriosi come è il caso di sua figlia, quindi hanno la possibilità di fare accertamenti, esami che sono comunque necessari anche dopo gli interventi in regime gratuito grazie all'esenzione. Quindi è un problema sicuramente che relativamente giovane rispetto ai problemi oncologici o altre cose su quale si sta lavorando a livello ministeriale. La Società Italiana di Chirurgia Oncologica, di cui appunto il professor Scambia è il presidente, ha un grosso team che sta lavorando su questo appunto per ulteriormente dare risalto a questa patologia. Mi soffermo soltanto su un aspetto: il discorso di dover fare il contraccettivo per anni. Diciamo che tanto il contraccettivo in questo caso non è un contraccettivo ma è una terapia per l'endometriosi ed è una terapia cronica che però non dà effetti, quindi non bisogna neanche aver paura di assumere per lunghi periodi esso progestinici o progestinici, perché con gli attuali dosaggi non ci sono assolutamente rischi, anzi c'è una riduzione significativa dell'insorgenza di cancro dell'ovaio, cancro dell'endometrio, cancro del colon, e chi assume per almeno 10 anni esso progestinici. Quindi anche le credenze che prendere ormoni fa male è un qualcosa che non è più giusto affermare.
Grazie professore, questa indennità che viene riconosciuta è di competenza governativa o poi passa alle regioni? È della regione. Della regione. Lo specialista deve fare una diagnosi, c'è un modulo da compilare, il medico di base si occupa della parte burocratica e la paziente ha una nota di esenzione con il quale può accedere agli esami relativi all'endometriosi, naturalmente. Grazie alla nostra amica di Chieti, 22:22 do spazio a un'altra, no, mi dice Gigliola che non è un'altra telefonata. Allora, torniamo alla nostra terapia, abbiamo parlato di quando si interviene da un punto di vista farmacologico, invece quando si fa ricorso alla chirurgia e soprattutto la laparoscopia è il gold standard delle metodiche, professor Fanfani? Assolutamente sì, nel senso che la laparoscopia deve essere la metodica di approccio chirurgico in donne con endometriosi e soprattutto quando grazie alla laparoscopia abbiamo la possibilità di vedere meglio il tessuto endometriale, di riconoscere meglio il clivaggio tra il tessuto sano e il tessuto malato e quindi di essere più conservativi. Abbiamo un approccio che ci consente di vedere tutto quanto la cavità addominale, abbiamo la disponibilità di avere una chirurgia 3D, quindi siamo molto più precisi grazie alla laparoscopia ed oggi pensare di togliere una cisti ovarica, un'endometriosi attraverso un taglio è qualcosa che dovrebbe essere evitato e bandito dalle nostre sale operatorie. E allora, entriamo in sala operatoria con il professor Francesco Fanfani, abbiamo preparato un video che ci fa vedere come si interviene proprio da un punto di vista pratico in queste situazioni. Il video può partire, il professore ce lo può illustrare, a cominciare intanto dall'anestesia che immagino sia generale. Assolutamente sì, tutte le laparoscopie richiedono appunto l'assistenza respiratoria. Anzi, facciamo così, guardi, la interrompo un attimo perché Gigliola mi fa segno che c'è una telefonata, forse abbiamo recuperato, i telespettatori hanno sempre un canale preferenziale in questa trasmissione, diamo spazio a questa telefonata e poi torniamo in sala operatoria. Pronto Rete 8? Sì. Buonasera signora, da dove chiama? Buonasera. Dunque io ho 46 anni, da dove chiama signora? E sono stata già operata a Ostona 3 anni fa sì. Per togliere l'utero per problemi di ferro e nell'operazione hanno scoperto che avevo un'endometriosi gravissima perché comunque ne ero piena all'intestino, avevo la vescica sopra l'utero, quindi hanno dovuto resettare un po' tutto, anche la vescica con nodulo al colon, quindi mi hanno chiesto di essere seguita da un team di professionisti e sono andata al Sant'Orsola di Bologna. E, niente, attualmente ho fatto una risonanza molto particolare a Cremona da una radiologa esperta di endometriosi per la quale mi ha confermato la diagnosi di endometriosi grave, peraltro ce l'ho nel mesoretto e quindi anche nell'ileo. Il problema adesso è che io anche con il colon ho una stenosi molto profonda visto che ho il nodulo anche al retto e quindi problemi intestinali a non finire in quanto ho un'alimentazione rigida e non posso mangiare più di tanto e se poco poco mangio più di tot incominciano dei crampi, dei dolori per i quali devo stare ore e ore in bagno, ma dei dolori fino ad arrivare allo svenimento. E, ecco, mi chiedevo fino a che punto potrebbe essere pericoloso avere questa endometriosi intestinale in questo modo, quindi avendo anche problemi ad andare in bagno e se bisogna optare per un'operazione quindi togliere anche quel pezzo di colon dove c'è il nodulo e la stenosi. Sì, e da dove chiama signora? Da Pescara. Allora, non è così infrequente purtroppo dover fare una chirurgia anche sull'intestino quando c'è endometriosi profonda come nel caso suo. Se la stenosi supera il 50% ed è sintomatica c'è indicazione chirurgica, anche perché questo tipo di situazione è una di quelle situazioni che non si esaurirà con la menopausa, quindi è una situazione nel quale lei si dovrà confrontare, quindi se c'è un discorso di rischio di subocclusione o di occlusione intestinale e ha fatto uno studio così approfondito come ci ha spiegato, probabilmente l'approccio chirurgico con un team ginecologico e chi sempre chirurgo generale quando si tratta di intestino penso sia la soluzione migliore da fare. Non bisogna farsi spaventare dal fatto di fare una chirurgia dell'intestino, ripeto, non è così infrequente dover fare una chirurgia viscerale, quindi resettiva sull'intestino quando c'è endometriosi profonda, assolutamente. Grazie
Bene così la signora? Grazie, sì, va bene, grazie tanto. Grazie, ho ancora pochi minuti, voglio far vedere quel video. Vado prima da Gigliola perché è arrivata un'altra mail per il nostro ospite. Gigliola? Sì, è una signora di 74 anni che ci scrive e dice che nell'84 ha subito un'isterotomia totale, ha un solo ovaio, però spesso ha dolore al basso ventre, alcune perdite, mal di schiena e chiede: ma devo sottopormi a dei controlli? Se ha sintomi, secondo me sì. Se ha perdite, se ha dolore alla schiena, poi magari non è un motivo ginecologico quello che le causa i sintomi che ha, però probabilmente deve escludere di avere una patologia ginecologica, assolutamente. Grazie, allora ho 5 minuti esatti, andiamo veloci con quel video perché credo che duri sui 5 minuti, il professore ce lo può spiegare velocemente anche per capire come si interviene in queste situazioni. Professor Fanfani. Quindi l'approccio laparoscopico che prevede appunto la necessità, qui siamo in un ovaio sinistro, si intravede anche l'utero in alto a destra, si deve incidere la capsula ovarica, fuoriesce, vedrete fra poco, il contenuto della cisti, che è quello che si è visto prima nell'immagine con l'ecografia, che è questo liquido denso color cioccolato che va drenato attraverso appunto questo sistema di drenaggio che abbiamo laparoscopicamente, dopodiché l'ovaio viene aperto e si deve identificare con una meticolosità estrema dove termina la cisti, che viene appunto enucleata, e dove inizia il tessuto ovarico sano. Durante questa chirurgia, che viene per lo più fatta attraverso delle trazioni, si cerca di limitare l'uso della corrente al minimo, in modo da non bruciare il tessuto ovarico sano, perché là abbiamo i follicoli, e considerare che la coagulazione distrugge i follicoli e quindi riduce la capacità appunto della donna in prospettiva di avere riserva ovarica, di avere follicoli, che poi sono quelli che danno l'ovocita, e quindi per il discorso della fecondazione e dell'attività ormonale. Quindi è fondamentale la laparoscopia, come magnifica. Noi parliamo di una struttura che ha delle dimensioni di 3-4 cm, vede come l'immagine laparoscopica rende tutto più grande, e quindi il chirurgo riesce a lavorare con una precisione estremamente superiore a quella che si avrebbe in un campo laparotomico a distanza maggiore. Quanto dura questo intervento? Poi do spazio a un'ultima telefonata. Questo intervento ha una durata totale intorno ai 45-50 minuti. E la paziente va a casa? Casa la sera, il giorno dopo. Il giorno dopo. Ultima telefonata, anche perché siamo quasi in sigla. Pronto Rete 8? Scusate, pronto Rete 8? Pronto, buonasera. Sì, da dove chiama, signora? Allora, chiamo da Lanciano e sì. Ho 50 anni. Lunga storia di endometriosi. Sì. E la situazione attuale è questa. Allora, io sono già in menopausa da 5 anni perché sono stata operata varie volte, perché ai miei tempi, scoperta nel 92 con una laparoscopia esplorativa, sono stata operata varie volte, mi hanno sbagliato le cure, poi sono dovuta andare fuori per curarmi. Situazione attuale è questa. Allora, ho un sospetto ho molteplici formazioni polipoidi peduncolate e quindi dovrò fare un aspetto listologico e in base a quello che mi ha detto il mio professore dovremmo fare sicuramente un intervento, però praticamente per togliere questo polipo. Però lui sospetta anche una nodulo endometriosico infiltrante la parete sigmaretto e quindi devo fare una coloscopia virtuale. Ora la mia domanda comunque al professore è questa, cioè vista l'età posso invece di fare soltanto questo intervento per togliere il polipo, togliere proprio tutto anche se io ho una situazione importante di aderenza? Sì, professore. L'elemento importantissimo. Sì, quindi, professore. Quello che fa decidere se fare o non fare la chirurgia sull'intestino è quanto questo nodulo dà stenosi intestinale. E oltre alla coloscopia virtuale o non virtuale, l'elemento forse migliore diagnostico è la risonanza magnetica con mezzo di contrasto, che è in grado di determinare appunto quanta stenosi e per quale tratto intestinale si estende il nodulo di endometriosi. Quindi il mio consiglio magari prima di fare una scelta è di fare una risonanza magnetica con questo obiettivo. Un'altra ma nel mio caso invece di continuare con altri interventi tipo quel togliere il polipo, per quanto riguarda la colon, per quanto riguarda
ho capito la, quindi sarebbe il caso di fare una risonanza. Per quanto invece riguarda le invece di togliere soltanto queste formazioni polipoidi, a questo punto non posso, cioè non è possibile togliere tutto. Cioè il mio professore dice che ha non che ha paura, però dice se posso, se posso aiutarla, voglio, meglio non entrare. No, le volevo dire, se lei ha dei polipi intestinali, se ha dei polipi intestinali, fare una resezione per un polipo intestinale vuol dire esporsi a delle complicanze non adeguate, quindi toglie i polipi, farà delle colonoscopie, non è necessario a mio avviso rifare una resezione intestinale per dei polipi benigni o adenomatosi. Io sono stanca di tutte queste situazioni, allora dico faccio un isteroscopio, cioè tolgo tutto, non... Sì, va un attimo bilanciato il rischio-beneficio di quello che va a fare, capito? Okay. Grazie, 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 grazie alla nostra amica di Lanciano, sono veramente in sigla. Grazie, non ce la facciamo, la inviteremo ancora. Grazie al professor Francesco Fanfani, direttore del reparto di ginecologia oncologica ospedale di Ortona. Grazie per essere stato con noi, grazie a tutte le persone che hanno lavorato a questa puntata di Pronto Medicina Facile. Velocissimamente, ciao Gigliola. Ciao, buon proseguimento di serata a tutti, anche da Francesco Specchiulli. Grazie anche a Andrea Di Fabio in post-produzione, grazie a voi telespettatori, con voi ci vediamo giovedì prossimo e parleremo di disturbi alimentari con il dottor Paolo Di Berardino, specialista dell'ospedale di Pescara. Invece con Medicina Facile ci vediamo domenica ore 12.45 e ore 20 e parleremo del rapporto che c'è tra tiroide e gravidanza con la dottoressa Gaetana Parisi, endocrinologa a Casa di Cura Pierangeli di Pescara. Anche questa puntata di Pronto Medicina Facile, con centinaia di altre con Medicina Facile, consultabile, sarà consultabile su YouTube Rete 8 Salute. In chiusura vi ricordo sempre che se tenete alla salute, alla vostra salute, questa è la vostra trasmissione. Ci vediamo giovedì prossimo 21.30. Grazie, buonanotte.